Cioè si tratta di capire se davvero vogliamo finalmente, dopo anni e decenni di silenzio anche complice e comunque di passività generale, curvare, sterzare per cambiare la storia di questa città e di noi stessi. E cioè si tratta di capire, senza far girare ancora le parole, come rischio di fare io stesso, se vogliamo rimettere in discussione un futuro industriale per questo territorio, perché di questo si tratta. Tutto il resto è narrazione, tutto il resto è politica politicata, tutto il resto è vertenza tardiva, è inutile. A fronte di una volontà padronale, segnata sin da subito, perché tutti sapevano, dentro la fabbrica sicuramente, ma fuori dalla fabbrica, già anni prima che si annunciasse che il mulino sarebbe stato chiuso. Sono stati tenuti persino incontri, tavoli all'interno dell'azienda che hanno discusso ai vertici questo tipo di soluzione, che oggi sta semplicemente concretizzando quello che era già scritto. Quindi il punto è un altro, il punto è capire se come comunità imperiese noi si intenda fare lo sforzo, ma uno sforzo serio di corresponsabilizzazione esigibile, di mettere al centro della discussione pubblica, ben ha detto Servalli a proposito della carenza di confronto pubblico, questo è proprio il punto di caduta tragico della situazione che stiamo vivendo. La priorità della reinvenzione di un tessuto produttivo locale.